Eccolo qui, il Pocho Banegas che per la 16ª volta ha messo il pallone in fondo al sacco. Questo forse era più complicato, anche un pizzico di fortuna perché è passata tra le gambe di diversi giocatori, Pocho. Sì, sì, assolutamente, ci vuole un po' di fortuna anche. Quindi, vabbè, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Veramente è stata una partita difficile, penso che non abbiamo fatto la miglior partita in casa, però abbiamo tirato fuori il carattere e quindi sono molto contento di questa vittoria che ci permette di sognare ancora. Un po' di apprensione in tribuna perché in tutto lo stadio, no? Quando c'è stato quel cambio ti sei accasciato, però da quello che vedo, soprattutto dagli occhi e dal sorriso in bocca, è tutto a posto. A sì. Termoli nessun problema, ci no, sarai? No, sì, 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 no, vabbè, quello lo decide il mister, però no, ho avuto un crampo, quindi non volevo forzare, quindi in quel momento magari la squadra aveva bisogno un po' più di forze fresche, quindi ho preferito uscire e non evitare guai. In settimana mi hai detto non mi interessa il titolo di capocannoniere, mi interessa la squadra, però i numeri stanno dicendo che forse gli obiettivi sono due. No, no, come ti ho detto in settimana, assolutamente, dobbiamo fare 70 punti, dobbiamo vincere queste due partite, che è quello che dipende da noi, poi quello che succede negli altri campi, incrociamo le dita e siamo al corrente, però per il momento spero che vinciamo queste due partite, pure con due autogol, va bene. Tu la maglia del Notaresco l'hai indossata? Hai fatto gioire tante volte i tifosi dei rossoblù teramani. Vuoi dire qualcosa alla squadra? Perché oggi ovviamente il Notaresco ha fatto un gran bel favore non solo a se stesso ma anche e soprattutto a voi. Beh, è chiaro, è giusto che la parte sportiva se la giochino tutte le squadre con tutti, pur se loro sono salvi magari forse non possono arrivare, ma è un po', si devono incrociare tanti risultati per arrivare ai playoff. È giusto che si sono giocati la partita, li faccio complimenti, però non ci dimentichiamo che il 5 maggio vengono qua e sicuramente ci faranno la guerra anche a noi. Grazie Pocho e ancora complimenti. Grazie, grazie a voi.